Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti in un nuovo fuck you post vacanziero, perché siamo appena tornati. Ma proprio ieri, tipo. Bentornati a tutti e buone Molti vacanze. Molti di voi saranno ancora in ferie. Esatto, se siete ancora in ferie, buone vacanze, godetevela. Non guardatelo neanche questo video, guardatelo quando tornate. In tanti però su Instagram ci avete chiesto come sono andate le vacanze. Bellissime, le migliori della nostra vita. Clamorose. Clamorose, la parola giusta. Tra l'altro... Scusa, Tra l'altro volevamo anche ringraziare la gente che ci ha fermato durante il viaggio, sia in Toscana che durante il viaggio. È stato bellissimo ed è bello comunque incontrarvi. Abbiamo visto poche persone, c'è tipo una manciata quando siamo partiti, cioè, però ci hanno fermato lo stesso, cazzo. Un po' mancano anche gli eventi, perché comunque è arrivata anche la conferma che Lucca quest'anno sarà un po' quello che sarà, al Games Week che ha chiuso non ci andiamo. Di fatto un po' manca vedere, parlare con voi un po' in giro, è stato bello. Sperando di tornare a rifarlo prima di tutto, però ci avete fatto comunque un po' di domande, al di là di come sono andate le vacanze. Nei giorni in cui siamo stati via, incredibilmente c'è stato un lancio in particolare, un paio. Sì, sono usciti i G di AMD, ma erano un po' come quelle si sapevano, sono ottimi prodotti, buoni prodotti, nulla di assurdo da segnalare. E poi la peggior scheda video mai uscita nella storia delle GPU, e questo è un dato di fatto, che è la 6600 XT. Nvidia, diciamo che aveva preparato il terreno, nel senso che ha detto: queste faccio uscire delle belle cagate di GPU, 3070 Ti, un abominio. Ma Nvidia ha detto: ma perché io devo far stare davanti Nvidia con la 3070 Ti? Aspetta che ti faccio uscire anch'io un'altra cagata di dimensioni bibliche. 6600 XT, scheda che va più o meno poco di più della 3060, quindi per tendenzialmente Full HD, ha una smanciata di euro, 500 euro, dovete andare in vacanza? No, allora spendeteli per sta cacata. Cioè, schede, ragazzi, veramente è una scheda imbarazzante. Cioè, non so niente come... drop, quindi niente reference. Quindi la 6700 XT la pagate meno di 500 euro ed è una 2080 Ti se siete AMD, praticamente, e molti di voi l'hanno pagata anche grazie al canale Telegram delle offerte, e Just Track It. Cioè, poi esce una scheda video dello stesso produttore che non ha le Founders, che te la vai a comprare a più di quel... Dai, ma sei una barzelletta ormai, veramente. AMD siamo sempre, dei livelli. Storicamente, ha sempre avuto una tradizione di lanci ad agosto di prodotti che tendenzialmente fregano poco alla maggior parte delle persone. È fatto apposta al lancio d'agosto. Esatto, e quindi si è riconfermato semplicemente. Tutto lì. Cioè, poi, i G ce l'avete chiesto in tanti di vedere le prestazioni, appena ci arriveranno magari qualcosa lo faremo. No, i G sicuramente ci facciamo qualcosa anche perché vale la pena, ma perché in poi generale. Con le nostre serie su mini PC, infatti, possono tornare utilissimi. Sono comunque per forza da considerare, però ragazzi, 6600 XT veramente non parliamone neanche, facciamo finta di niente, perché è imbarazzante. E passando alle domande che ci avete fatto... In tanti, comunque, in ogni caso, nonostante sia agosto, quindi neanche i muratori lavorano, ci state chiedendo come sta andando avanti il lavoro della casa. È fermo. Non è vero? No, non è vero. Hanno lavorato fino a venerdì, prima venerdì che partissimo. 6. Hanno fatto il tetto, non finito il tetto, mancano le tegole. Hanno predisposto tutto il tetto, hanno già fatto l'isolamento del tetto, messo il legno e tutto. Mancano solo le tegole. Hanno tirato su qualche tramezza anche al piano di sopra. Al piano di sotto l'hanno già fatti, i muri interni. E stanno cominciando a mettere il cappotto. Esatto. La mia dovrebbe essere in consegna per fine anno. Quindi, se non probabilmente dicembre, ma molto più probabile gennaio dell'anno 21. Qualche mese dopo, pochi mesi dopo, la sua. Non siamo troppo lontani. Non siamo lontani per niente. Ma un nuovo video reaction alle postazioni, anche quello in previsione per settembre, perché giustamente dobbiamo ritornare in pompa magna appena si ritorna tutti quanti dalle vacanze, quindi sicuramente anche quello lo faremo, l'abbiamo già previsto da tempo, eccetera eccetera. Ma le domande sulla 3090, ragazzi, è arrivata! È arrivata! Un mini TX, e già la domanda parte bene, con all-in-one, può essere portato in aereo come bagaglio a mano? Perché devi portare un mini problema. PC e bagaglio a mano su un aereo? La vera domanda è perché no? Ma se... vai in vacanza a Tahiti, a New York, e ti vuoi a Tahiti e vuoi il tuo PC per giocare, ci sta, te lo porti in aereo, nello zaino,
No, non c'è. Il problema dell'aereo sono le batterie. Voi non potete portare batterie sopra una certa soglia. Esatto, sopra un tot. E quindi... Non però, avendo batteria... C'è la batteria a bottone sulla scheda madre, non ci sono problemi. Che macchine avete? Io ho l'aziendale, quindi tecnicamente non ce l'ho. Lui non ce l'ha, siamo carless. Carless! Giocate a World of Warcraft e se non, cosa ne pensate? Ci abbiamo giocato un botto di tempo quando eravamo più giovani, quindi fino ai 20 anni. Molto più giovani. Adesso abbiamo mollato. World of Warcraft è tipo la nostra età praticamente. Da un decennio abbiamo mollato, quindi non ci giochiamo attivamente, le espansioni nuove non so nulla, però ci ho passato è talmente longevo che devi capire a che fase appartiene a WoW, perché di fatto noi ci abbiamo giocato nella prima. Adesso non c'è più il tempo, sta dietro ai... Cagato il cazzo. No, beh. Troppo tempo. È bello, però il tempo. Avete mai pensato di fare trading, visto la vostra passione per i PC? Hai mai pensato di fare canottaggio, visto che ti piace andare in bicicletta? Allora, no, non ho pensato di fare trading, non mi interessa nulla. Ho investo i soldi semplicemente per non farli morire sul conto. Sì, ma trading no. Ma trading no. Anche perché è letteralmente un lavoro, quindi no, ci manca pure che aggiungiamo un altro lavoro. Mi appassiona la finanza personale per avere più possibilità di quelle che potrei avere lasciando i soldi a marcire sul conto. Però di fatto, anche perché comunque abbiamo appena fatto 30 anni, lavoriamo da 10 anni. Però con l'acquisto della casa non è che puoi comprare a casa, investire, cioè non è che siamo... Berlusconi e Moratti. No, esatto. Poi, cioè, in maniera, diciamo, un po' limitata qualcosa si fa, ma solo per appunto non lasciarli morire sul conto in banca. Questo è in tema con gli ultimi giorni, visto che durante la settimana di vacanza ci siamo letteralmente ammazzati di Pokémon su emulatore, ovviamente, entrambi su PC. Raffi chiede: come farete mai una guida su come emulare un vecchio gioco fisico Xbox su PC? Io non credo che faremo mai una guida del genere, a meno che non raccolga veramente tanti, 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 tanti consensi. Quindi se lo volete sapere in tanti, fatecelo sapere, ma alla fine non è poi così difficile, bene o male, perché basta semplicemente trovare l'emulatore giusto e la ROM giusta da far girare per il gioco che volete giocare. Quindi non è particolarmente complesso, però ripeto, se siete tanti a chiederlo, qua sotto nei commenti magari ci pensiamo, perché no? Una domanda che ci fa Matteo, che è venuto fuori un bel casino: cosa ne pensate della possibile espansione di Netflix al gaming? Sì, anche questa è... Secondo me è un passo, un atto dovuto, perché comunque tutte le grandi aziende, cioè non c'è da stupirsi di uno che lo fa, ma c'è da stupirsi di chi non è ancora entrato. No, infatti. Perché è un mercato che vale una traccata di miliardi. Il nostro paese, come al solito, partecipa zero, perché ovviamente noi siamo di ferro sulle industrie che fanno 4,50€, ma su quelle che fanno guadagnare solo perché sono un po' così. Qualcosa si muove, ma proprio qualcosa, pochino, e non smuoviamo niente. Qualche milione in generale. Quindi effettivamente sì, è strano pensare a qualcuno di grande che non l'ha ancora fatto, quindi ci può stare. Ma le stanno facendo tutti, anche Apple, con Apple Arcade. Basta vedere appunto negli ultimi Samsung anni. Samsung è da anni che è interessata, addirittura adesso fa i processori RDNA2, ARM, cioè... C'è un interesse totale dell'industria, perché sì, il mercato gaming, come abbiamo detto, negli ultimi 10 anni è letteralmente esploso. Il mercato del gaming è diventato qualcosa di totale, sì, e quelle aziende così grosse non possono permettersi più di ignorare quel mercato, quindi è un atto dovuto, cioè, ma secondo me è già tardi. La cosa curiosa per me è capire come si vogliono approcciare, perché già loro hanno fatto qualche esperimento strano negli anni scorsi, tipo quel telefilm interattivo, sì, e quelle cose lì. Quindi ma anche Bergis era interattivo. Esatto, infatti, che l'hanno fatto apposta. No, non l'ho ancora visto, infatti volevo tenermelo per quando torniamo dalle vacanze. Che cringe che è. Scegli una mannaia o una fionda. Wow. Comunque è interessante per me vedere come si approcceranno al gaming. Se lo faranno in maniera tradizionale, quindi come hanno fatto praticamente tutti gli altri, o con qualcosa di più curioso. Ho qui una locusta e uno scarabeo stercoraro. Quale cosa mangio? Poi tu pensa che per farlo li ha mangiati entrambi, quindi che goduria. Ho finito le ferie e non ho voglia di riattaccare. Sono l'unico? No, no. Per le tastiere mi chiedono TKL o 100%. È vero, anche quella era carina. Anche qua, ragazzi, non c'è un meglio o un peggio. Dipende dall'utilizzo. Un PC che usate solo per giocare,
o per fare poche altre attività al di fuori del gioco, comunque non lo utilizzate per lavorare, una 100% è inutilissima. Cioè, anzi, vi va a occupare una sleppa del genere, anche se questi segni qua non andrebbero fatti, da mettere sulla scrivania, che poi magari avete una scrivania magari neanche troppo grossa, quando potete metterne una che è il 30-40% più piccola. Di cappello o addirittura più piccola, infatti. È un discorso di comodità in base all'utilizzo che fate. Le tastiere, come detto, non è una parte... L'ho detto nell'ultimo video, Fakio, che abbiamo fatto. È difficile parlarne con... come se fosse un componente e quindi con oggettività, perché ognuno di voi, io faccio vedere un video su come build magari una mia tastiera, sulle tastiere che ho preso, magari a voi fa schifo sia come altezza dei tasti, sia come profili, anche come materiale, come grandezza della tastiera, ma come grandezza, cioè, perché ognuno ha le sue esigenze, non c'è un meglio o un peggio. Se io lavoro, che lavoro ovviamente come commerciale e tutto, e quindi hai bisogno del tastierino, senza il tastierino numerico non faccio niente, cioè impazzisco dopo due ore. E a casa non ce l'ho mai nella vita il tastierino numerico. È una cosa che dovete vedere voi in base alle vostre esigenze, assolutamente, e lo abbiamo anche detto e stradetto nella guida che abbiamo fatto, ma alle tastiere. Un nostro amico ci dice sempre, anche lui è appassionato di tastiere, ma perché non prendi il 60%? Monta tu senza i tasti, infatti, le freccette direzionali, che devi almeno sposti la barretta in maniera più precisa e veloce, senza star lì a mirare, risparmi un sacco di tempo. Sì, sì. Cioè, è ovvio che ognuno in base... Lui non monta video, non gli frega niente delle freccette, e il 60% probabilmente la prenderemo tranquillamente. 60% è grossa così. No, 60 così. Quando andrete da Blink a fare la recensione della casa? Albi, non ci hai ancora invitati. Albi, non c'è. Ma perché non ho ancora finito i lavori? Un cantiere ancora, ragazzi. No, vabbè, adesso è migliorata tantissimo. Sì, ha fatto un lavoro dalla Madonna. Io spero presto. Tanto io invidio la sua capacità di veramente di fare tutto. Di fare cose. È allucinante, cioè veramente. Come la cassa che si è montato in bagno, cioè... sopra la vasca da bagno. Anche questa storia strana che è venuta fuori ultimamente. Ogni tanto nel computer ci si inventa una paranoia nuova. Doppio cavo singolo o sdoppiato per la GPU? Ora ditemi, che qual è mai stato il problema col cavo sdoppiato della GPU? Cioè, perché adesso probabilmente il problema è perché le nuove GPU hanno bisogno di più energia, quindi consumano tipo il triplo di quelle di qualche anno fa, e allora magari si è venuto a creare il problema, ma io davvero non vedo dove sia il problema. Il cavo singolo della GPU porta tipo 350 watt di portata massima, se hai bisogno di più ne metti due, se non ti serve metti il singolo. È più interessante quello che hai detto prima per me. A volte è come se per il PC noi dovessimo costruire un palazzo di 5 piani e noi mettessimo le impalcature per farne uno di 50. Mm-hmm. E più o meno è quello che ogni tanto vedo, perché a volte c'è estrema superficialità in alcune cose, trovi la gente che ti dice ma sì, Flight Simulator su Series X è uguale a quello su PC, ma che cazzo stai proprio dicendo? Sì. E poi c'è quello che ti va a analizzare e ti dice no, quella cosa non la puoi fare, ma in realtà non cambia niente, è una iper paranoia, stan lì a parlare 200 anni su cose che sono una roba, una fissazione, basta. Cerchiamo di mantenere una linea di, diciamo, coerenza e di risultato per sbatti, perché uno non deve diventare matto. Il PC è uno strumento, è un mezzo che vi serve per fare qualcosa, non è il PC il divertimento in sé. Poi lo è anche per noi entusiasti, lo può essere, ma per la maggior parte di noi, esatto, non per la maggior parte degli utenti, è un mezzo, è uno strumento. Lo strumento va tenuto bene, ma non è che devo farmi le paranoie tutto il giorno per lo strumento. Cioè, non funziona così e non neanche il bisogno. Manuel chiede: quali titoli giocherete da qui fino alla fine dell'anno? Humankind, che sì, è uscito ieri rispetto a quando uscirà il video. Probabilmente quando uscirà il video staremo già giocando. Esatto. Molto probabilmente qualche altro Pokémon in remake, con qualche ROM in generale emulata. Sicuramente Kena. Sicuramente non so cosa esce da qui a fine anno, perché tante cose sono state spostate. Sono state rinviate, a quanto pare sono stati rinviati i due giochi. Horizon non lo fanno più quest'anno. Anche lì, se lo facevano su PC o su Xbox veniva su un puttanaio allucinante. L'ha fatto PlayStation, che ha rinviato. Va bene. Quanto pare rinviano anche Horizon, non è ancora ufficiale quanto ho visto, però a quanto pare rinviano anche Horizon, quindi il fine anno da molto corposo è sempre più scarto. Hanno rinviato anche New World di un mese, vediamo dopo lo, anche quella è una bella barzelletta, vediamo se escono veramente poi. Diciamo, sta andando avanti continuamente questa cosa di rinvii, che
ci può stare, probabilmente non so quanto, cioè colpa del coronavirus, ma non so fino a quanto è colpa del coronavirus. E quanto ci stanno marciando su. C'è un discorso di malprogettazione, alcuni giochi volevano consegnarli più impreparati e poi hanno detto ma sì, poi lasciano lì, poi dopo quello che è successo Cyberpunk, e infatti, detto, no, li facciamo uscire. È un mix tra coronavirus e situazione Cyberpunk che ha sballato un pochettino le metriche degli sviluppatori di videogiochi. E in teoria doveva essere una seconda parte di anno bella cospicua, invece adesso sembra che si stia un po' scarnando. Di fatto il gioco dell'anno adesso è per Switch, perché Monster Hunter Rise oggettivamente è il gioco migliore che è uscito per adesso, per cui vediamo un po' cosa esce. Avete messo like e vi siete iscritti? Bella domanda. Bravi, mettete... Avete qualche secondo? 3, vi fermate? 2, 1. Like e iscrizione. Ciuccio, quando è che esce il Frig Xbox? Boh, non lo so. Scrivetelo nei commenti, vi prego. Ma no, non è ancora uscito. Il mini frigo. Ma secondo me in Italia non lo fanno neanche meno. Non me ne frega un cazzo, lo importo da qualche parte. Io quello lo voglio. Ah, per le cagate i soldi li trovi. Sicuro, proprio. Chiudiamo con Lore che chiede, la U per cosa sta? U tira gira. Immagino che sia in riferimento ai processori U. O per fuck you. Fuck you. Frequent asked questions. Vostre. È un gioco di parole. Esatto. E con questa si chiude anche questo nuovo Fuck You agostivo. E domenica uscirà un altro video, vediamo cosa, forse una guida, forse non so, abbiamo ancora deciso. E poi dalla settimana prossima si ritorna con la normale uscita. Continuate a farci le domande vostre qua sotto, ricordatevi che in descrizione trovate tutti i nostri social, Telegram, Instagram, eccetera, eccetera. Quindi continuate a seguirci e noi ci vediamo. Alla prossima, ragazzi. Buone vacanze.